Siamo tornati nel quartiere Fosse della Creta per documentare lo stato di inciviltà. Ci hanno chiamato i residenti della zona per mostrare e fare vedere con le nostre telecamere quello che regna in questo quartiere. Alle mie spalle vedete delle montagne di rifiuti, di inerti e anche Eternit, quindi di materiale pericoloso che viene depositato abbastanza spesso e ci dicono a volte anche in modo da ingombrare completamente la strada. Siamo con i rappresentanti della sesta municipalità che ci hanno chiamato per farsi portavoce delle esigenze dei cittadini che non riescono più a sostenere questa situazione. Cosa succede? Sì, come primo punto innanzitutto voglio ringraziare voi come giornaliste che attraverso voi forse riusciremo a sensibilizzare l'amministrazione. Qui purtroppo da anni, anzi da decenni, succede di tutto, scaricano giornalmente tutti i tipi di materiale, Eternit, rifiuti tossici e quant'altro. Noi tramite municipalità, io personalmente ho fatto diverse segnalazioni, l'amministrazione sì, posso dire che di tanto in tanto vengono a bonificare. Però qua quello che chiediamo noi siamo residenti è un'installazione di telecamere e poi magari una postazione mobile di vigili urbani cui darebbero manforte a questi personaggi, come posso dire, incivili che combinano questi danni letteralmente scaricando di tutto ogni notte e ogni giorno. Addirittura minacciano le persone se cercano di dire qualcosa in benevolenza. Si tratta quindi di un fenomeno quotidiano? Sì, quotidiano, giornaliero, e l'amministrazione è al corrente di tutto questo che succede. Ma ad oggi posso dire solo che fanno qualche piccola bonifica, però non basta. Qua purtroppo via Fondo Romeo è diventata terra dei fuochi, perché tutto il percolato va a finire sul ruscello, sul torrente, quindi danni irreparabili. Ci dicevate che a volte anche tutta la careggiata viene ingombrata dai rifiuti? Sì, assolutamente. Quasi un mese fa a questa parte tutta la careggiata ostruita letteralmente. Circa 3 metri di rifiuto in altezza, addirittura questo capannone che confina con questa strada, il proprietario, essendo fabbricante di gomma piuma, è stato costretto a dormire 3 notti con l'estintore per paura di incendio e rovinarsi. Io personalmente ho fatto la segnalazione immediatamente ai vigili urbani, come di dovere. L'indomani sono venuto un po' a bonificare e poi abbiamo trovato la stessa situazione. Ecco, qui alle nostre spalle, sulla destra, c'è infatti un'azienda che produce dei materassi, quindi all'interno custodiscono materiale che è facilmente infiammabile, mentre in fondo c'è un'azienda di marmo. Quindi sia per la viabilità sia per il rischio di incendi si creano delle situazioni che risultano veramente pericolose. Con i rappresentanti della sesta municipalità stiamo percorrendo via Fondo Romeo e ci imbattiamo subito dopo anche in un'altra situazione di degrado. Alla destra del guardrail potete notare il cumulo di copertoni che è a margine della careggiata e che rappresenta un pericolo anche per quello che arriverà poi a mare. Dove andranno a finire questi rifiuti? Sì, questi purtroppo vengono sorgati sull'argine del torrente Acquicella, le cui non sappiamo sfocia a mare, più precisamente all'entrata della playa. Quindi un disastro totalmente, perché qua scaricano di tutto. Scaricano copertoni, batterie esauste, Eternit, che io già avevo da diverso tempo denunciato, ma ad oggi proprio qua non è stata fatta nessuna bonifica, quindi rischiamo anche di fare un danno irrimediabile nell'habitat marino. Quindi noi adesso, percorrendo questa strada, dove arriviamo? Arriviamo, ci mettiamo sul viale della Regione. Cosa troveremo? Diciamo che 50 metri sulla sinistra, altre due discariche a cielo aperto, enorme, di grosse dimensioni, sempre segnalati, là sono più lenti come bonifica, non so il perché. Quindi la richiesta che inoltriamo all'amministrazione è sempre quella di mettere delle postazioni di telecamere. Telecamere o se no delle postazioni mobili dei vigili urbani, che sarebbe un gran bel lavoro, soprattutto secondo me farebbe risparmiare una grossa somma all'amministrazione e farebbe anche cassa. Come mai, pensa, si verificano ancora oggi che comunque c'è tanta informazione, si sa quali sono i rischi ambientali, si verificano ancora queste situazioni? E perché purtroppo l'inciviltà di alcuni personaggi portano al degrado totale di una città come Catania, che è una grossa metropoli, e ci fanno apparire di malocchio alle società emancipate. Questa è una zona non illuminata la notte, vediamo che ci sono i pali dell'illuminazione. Sì, diciamo che non funziona al 100%, però essendo una strada secondaria di,
di sera, perché di giorno è un'arteria abbastanza importante, perché si risparmia la confusione di viale della regione. Qui è proprio la sera che vengono a scaricare questi rifiuti? Sì, sì, assolutamente. Il rumore che sentiamo è l'acqua che scorre del torrente? Sì, sì, questo qua è proprio il torrente a Cucella, che 40 anni fa ci facevamo addirittura anche il bagno su questa zona qua. Quando piove cosa succede? Quando piove porta tutti i detriti, tutti i rifiuti, tutto quello che trova si riporta. Qui vediamo che ancora una volta la vegetazione del posto, siamo alle spalle del cimitero, viene interrotta dall'ennesima discarica abusiva e abbastanza ingombrante. Qual è l'appello che ribadiamo? Allora, sì, appunto come portavoce del Comitato Cittadino Fossa Creta posso dire che da diversi anni lottiamo questa battaglia, perché via Fondo Romeo è sempre stata la sede di una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Grazie alle nostre segnalazioni incessanti, bisogna ammetterlo che il Comune ha comunque ogni tanto risposto ai nostri solleciti effettuando delle continue opere di bonifica. Ma opere di bonifica che hanno un costo? Sicuramente avranno un costo a carico delle autorità competenti, ma al di là del sacrificio economico che le autorità sostengono, il problema è che una volta portata a termine la bonifica, l'indomani la situazione è di nuovo quella iniziale, quindi si riparte con i soliti problemi e appunto questo scempio risorge. Ecco perché da diverso tempo la nostra richiesta, al di là delle bonifiche da effettuare, è quella di dare origine ad una soluzione definitiva a questo problema. Le proposte da noi sollevate potrebbero essere due, quindi da una parte l'installazione di telecamere, anche se in realtà a nostro vedere potrebbero anche dare origine a delle soluzioni poco credibili. Invece la proposta migliore sarebbe quella magari di far insediare qui alcuni operai del comune, persone diciamo che hanno la competenza per poterlo fare, per effettuare una vigilanza continua sul posto. Anche, forse con l'aiuto di associazioni ambientali? Sì, infatti, specialmente nelle ore notturne, perché la discarica è più affollata diciamo dalla gente poco rispettosa, specialmente nelle ore notturne. Questo è l'appello che ribadiamo, abbiamo sentito qui proprio poco fa anche i versi degli animali selvatici che ci sono nella zona, quindi il danno ambientale è veramente importante, i rischi ci sono e l'appello che si ribadisce da via Fondo Romeo è quello della vigilanza e di maggiori controlli da parte delle autorità. Intanto lungo i margini del torrente Acquasanta, dopo il nostro servizio delle scorse settimane in cui vi abbiamo mostrato i rischi per i residenti del posto, l'amministrazione comunale è intervenuta mettendo in sicurezza l'argine con l'installazione di questi New Jersey in cemento armato e facendo un minimo intervento di bonifica del posto.